Buona giornata e benvenuti all'appuntamento con le Daily Tech News di Mr. Gadget. Oggi che è martedì, giornata internazionale dello yoga, non ho ancora capito se è il primo giorno d'estate oppure no, però chi se ne frega, è importante concentrarsi sul tema della tecnologia. Tante novità, intanto Honor 5C è stato reso ufficiale anche per l'Europa, 199 euro il prezzo, un processore Kirin 650 all'interno, 2 giga di RAM, 16 giga di memoria, 13 mega per la fotocamera posteriore, 8 mega addirittura per la fotocamera anteriore, una batteria da 3000 mAh, ripeto, un prezzo di 199 euro, subito disponibile su Vmall, ma in arrivo anche sui vari store online. E poi novità invece da Nubiam, una sussidiaria di ZTE, forse i prodotti più belli in arrivo dal punto di vista estetico dal mondo cinese, veramente prodotti con un design mozzafiato. Arriveranno anche in nuovi paesi, partiranno dal Sud America, ma presto ci sarà la distribuzione anche in Italia. Ne sono veramente felice perché ne ho provati un paio e sono veramente prodotti interessanti. Certo, quelli che abbiamo provato in passato avevano un software cinese, bisogna vedere insomma quale sarà la release europea, finalmente utilizzando il telefono in tutte le sue potenzialità. Google ha rilasciato un nuovo sistema di autenticazione molto interessante. Entrando in un sito internet avrete modo di dire sì o no all'accesso attraverso il vostro telefonino. Questo vuol dire che il telefonino è sempre più importante proteggerlo con l'impronta digitale o comunque con una PIN di accesso, perché insomma potrebbe essere la porta di accesso per molti dei servizi che sono riservati. iPhone 7, il jack per le cuffie non va da nessuna parte, sarà ancora lì, jack da 3,5 mm che sarà ancora disponibile anche nella nuova versione. Tumblr oggi lancia un nuovo servizio video, non si è capito benissimo come funzionerà, però insomma il lancio è fissato per oggi pomeriggio alle 16 ora americana, quindi scopriremo piuttosto presto quello che hanno in testa quelli di Tumblr. Elon Musk, oltre alla Tesla, oltre al treno Hyperloop e tutte le altre cose che fa, lanciare razzi nello spazio, sta preparando anche dei robot per le faccende domestiche. Non vedo l'ora di averne uno, magari anche uno che sostituisca la mia compagna, così finalmente non ho nessuno che mi sposti i calzini quando li butto dentro casa e li lascio in giro in ogni angolo. Oh! E detto questo, con i calzini tra i denti, vi do appuntamento alle 14.30 su Radio Number One per la versione radiofonica di Mr. Gadget. Più tardi, tra l'altro, online anche la recensione del Sony Xperia X. Oh, io vado, spengo, spengo, spengo.